Buongiorno a tutti dalla Fondazione Walter Longo. Io sono Marta. Io sono Andrea. E oggi prepareremo una ricetta della longevità. In questo caso è un hamburger con lenticchie, avena e peperoni. Qua abbiamo gli ingredienti. Questo è il soffritto che abbiamo già preparato con 100 g di peperoni, 2 spicchi d'aglio e uno scalogno. Abbiamo 370 g di lenticchie, 30 g di farina d'avena, 2 cucchiai di pan grattato integrale, pepe, prezzemolo, sale e olio. Abbiamo deciso di utilizzare la farina d'avena in quanto l'avena è un ottimo cereale che contiene delle fibre, in particolare l'inulina, che quindi va a abbassare l'indice glicemico del pasto e lo rende molto più saziante. Oltre alle lenticchie, che chiaramente si tratta di una fonte di proteine vegetali che è molto ricca in ferro e sali minerali e vitamine, che ci aiuta anche in questo caso a rendere il piatto anche adatto all'alimentazione vegetariana. Riusciremo in questo caso a realizzare un burger fatto in casa, visto che i burger che si trovano in commercio sono spesso arricchiti con molti additivi, conservanti e coloranti. Il primo passaggio è unire tutti gli ingredienti e frullare il tutto. Le spezie potete aggiungerle a piacere. Noi per questo caso abbiamo deciso di utilizzare un po' di pepe e del prezzemolo tritato, oltre che del sale, quanto basta. Però potete inserire veramente a vostro piacimento e sbizzarrirvi. E ora procederò a frullare. Aggiungiamo anche dell'olio extravergine di oliva. Ora resta solo che lavorare un po' e dare forma ai nostri burger. Però vedete, è veramente veramente semplice. Cioè, basta poco per realizzare una ricetta gustosa e sana in poco tempo. Per poter rendere più lavorabile l'impasto aggiungeremo un po' di pan grattato fino a che rimanga ancora umido l'impasto ma lavorabile. Capirete voi poi bene quella che è la densità e la consistenza giusta. Ora si può procedere a formare l'hamburger. Con queste dosi realizziamo circa 2 hamburger. Ecco qui i 2 hamburger di lenticchie che adesso andranno in forno a 220 gradi per circa 25-30 minuti. Passati i 25 minuti di cottura, ecco qua i nostri 2 hamburger. Accompagnandoli con un'altra piccola fonte di carboidrati e un contorno di verdura, rappresentano un piatto unico, bilanciato e sano. Possiamo anche utilizzarli come un pranzo al sacco veloce.